Negli ultimi anni si è parlato molto del data scientist come la professione del XXI secolo, con aziende disposte a pagare profumatamente per questo incarico. Meno conosciuto, ma altrettanto importante, è il ruolo del data analyst, l'analista dei dati. Le differenze fra loro esistono e sono sostanziali. Scopriamo allora cosa fanno esattamente data scientist e data analyst e in che modo possono contribuire al successo di un'azienda. È la professione del momento. È la professione più ricercata sia dalle aziende che dalla maggior parte degli studenti e dei neolaureati delle facoltà scientifiche. O almeno è ciò che desidererebbero fare gli studenti e neolaureati, anche perché a loro non è chiaro chi sia e che lavoro svolga esattamente questa figura mitologica del data scientist e del data analyst. Beh, sappi che sono termini spesso utilizzati impropriamente come sinonimi, ma chiariamo appunto subito una cosa: infatti non si tratta di un'unica figura professionale. E per accorgertene ti basta guardare le job description, cioè ciò che le aziende cercano a livello di skills e di attività da svolgere, per accorgerti che si tratta di competenze molto diverse tra loro e che è quasi impossibile ritrovare all'interno della stessa persona proprio per la loro natura molto eterogenea. Infatti ci sono ben 5 professioni differenti. La prima figura da cui parte tutto è il data engineer, l'ingegnere dei dati, quello che si occupa di strutturare e architettare l'infrastruttura che poi gestirà e immagazzinerà i dati. Ha quindi competenze molto solide in ambito informatico, di database complessi, di tecnologie di gestione dei big data, di machine learning, di tecnologie che servono per interfacciare i sistemi, dette API. Sa quindi come analizzare i dati e non si preoccupa di che cosa analizzare, perché a questo ci pensa la seconda figura, il data scientist. Questo termine, che è utilizzato spesso per l'intera categoria, in realtà indica il data researcher, il ricercatore, la persona che ha competenze di statistica o anche di fisica, chimica, biologia e che applica allo studio dei dati, che si preoccupa di capire come i dati che sono raccolti grezzi dall'ingegnere possono essere correlati tra di loro e strutturati in modo da tirar fuori delle informazioni significative. La terza figura è quindi il data analyst, la persona che si preoccupa di comprendere e tirar fuori degli insight, delle intuizioni dai dati. Questa figura è molto più legata al mondo del business, è un po' l'anello di congiunzione tra chi si occupa puramente di strategia e chi invece si occupa solo di statistica e di informatica. Il data analyst ha quindi competenze di utilizzo di Excel, di fogli di calcolo in generale e anche di altri strumenti un po' più avanzati per correlare tra loro i dati. La quarta figura è il data visualization expert, l'esperto di visualizzazione dei dati, che partendo dai dati raccolti dal data analyst va a creare delle dashboard interattive che siano belle e che comunichino le informazioni all'esterno. Quinta specializzazione è quella del data strategy manager, ho detto anche genericamente data science manager, è colui che va a definire l'architettura complessiva del team e del progetto di analisi dei dati in azienda. Va a capire all'interno dell'azienda quali sono i dati utili che si possono analizzare a livello interno, a livello esterno di mercato, e che va a strutturare poi quali dati serviranno per prendere le decisioni. Adesso forse ti è più chiaro perché per sfruttare appieno il potere dei big data e per costruire un progetto di successo ti servono diversi professionisti, o almeno ti serve un team che se ne occupa al posto tuo, al cui interno coesistano tutte queste competenze. Pensa che un neolaureato, per essere minimamente autonomo, ha necessità di avere almeno 2 o 3 anni di esperienza pratica sul campo. Ecco spiegato forse anche perché queste professioni sono così ricercate, così difficili da trovare per le aziende e così remunerate e ambite per i candidati. Bene, se ti è piaciuto questo video, allora seguici sui nostri social e ricorda, think big data!